che abbiamo bisogno quest'anno veramente del sostegno dei tifosi, e il fatto di trovarsi in Piazza Grande per me non è una novità. Io ci sono nato, ci ho passato l'infanzia, anche più dell'infanzia, quindi per me questo è il simbolo fondamentale della città. Non a caso nelle nostre divise da più di 10 anni c'è sempre un riferimento alla nostra storia, alla nostra città, e quest'anno sarà ancora più evidenziato nelle nuove maglie. Ha scelto il cuore della città, Piazza Grande, per presentare ufficialmente la rosa e lo staff dell'AMNBC Servizi, pronta per l'esordio nel campionato di Serie B interregionale, dopo la trionfale cavalcata dello scorso anno. Siamo ovviamente entusiasti e nello stesso tempo anche preoccupati, cioè nel senso perché non conosciamo questo campionato, abbiamo fatto diciamo queste 2 o 3 amichevoli dove è risultato un buon test, perché onestamente non abbiamo assolutamente sfigurato con nessuna di queste squadre, specialmente con la Virtus Siena, dove abbiamo combattuto nei primi 2 quarti alla pari, anzi forse anche di più, e con una squadra che è destinata a giocarsi il titolo. Quindi insomma, da una parte siamo contenti, ovviamente c'è sempre il pericolo fra virgolette che, essendo una squadra completamente giovane, fatta di ragazzi giovanissimi, è chiaro che ci può stare, bisogna essere molto cauti. Detto da me è tutto dire, bisognerà sopportare anche qualche batosta qualche volta e dare fiducia ai ragazzi e continuare in questo campionato difficile. Mi aspetto una stagione molto positiva, già abbiamo avuto i primi 3-4 settimane, penso molto positiva pensando in quello che potremo fare, e niente, sono veramente ottimista di noi, fiducioso e niente, con tanta voglia già di iniziare. L'appello infine all'intera città e a tutti i sostenitori amaranto. La società ha fatto di tutto per cercare di promuovere questa annata, che comunque è professionistica, del di pallacanestro. Mi aspetto che ci sia già un apporto di pubblico fin dalla prima giornata e non come l'anno scorso, che fino ai playoff insomma si titubava a venire al palazzetto. L'anno scorso è stata un'esperienza bellissima nei playoff, c'era il palazzetto pieno, pieno di ragazzi giovani, pieno di bambini. Credo sia un'opportunità per tutta la città di conoscere meglio questo sport e comunque di un livello anche discreto.